pilla, perché adesso so cosa sono, una cittadina disabilitata. Ecco. No, pensavo intelligente. No, disabilitata, eppure io un pochino abilitata, poco, pensavo di esserlo, perché avevo seguito un po' la campagna elettorale. E quindi pensavo che magari il processo, la procedura, tutte quelle belle parole, forse mi erano un po' intelligibili, si dice così? Ecco. Invece sono rimasta spiazzata, così come molti, e poi capisco anche, non sono solo comasca, però mi sono detta, ma come è avvenuto? Io ho provato a fare Rebrousse Chemin per capire quando è stato il momento che è stato ricordato come quello in cui chi faceva parte della campagna elettorale, l'ha seguita poco, tanto, male o che, ha avuto scienza e coscienza che delegava la decisione e poi dove si è formata questa decisione. Perché io ricordo che nel gruppo di cui facevo parte, che era Ambiente e Territorio, forse la cosa è passata molto velocemente oppure data per scontata, perché c'era anche un abitante che voleva che noi portassimo un risultato, e forse adesso bisogna ricordarlo. Dopo il disastro che c'era stato, noi avevamo bisogno di andare oltre, di passare, di davvero, forse avremmo dovuto davvero cambiare verso e non solo cambiare passo. Quindi mi dico, bene, è stato deciso così, ma poi dove si è formata la decisione di dire bene, andiamo avanti? Perché io forse non lo ricordo, ma non mi è chiarissimo, nel senso, io non capisco che non possa essere lasciato a tutti, perché non abbiamo tutte le stesse competenze. Sì, no, ma al momento in cui si è formalizzata questa cosa, no? So che è stata decisa, l'abbiamo accettata, c'è stata, però insomma, e poi quindi nel conseguire, se è stato discusso poi con la cittadinanza e, tutti, e Lucina ha elencato anche i momenti, però se non ho preso male, dal 12 al 15, tre anni in cui ci sono state la definizione dei progetti che dà la fattibilità e poi sono stati esecutivi, ma poi nei momenti, per me che non sono di nessuna casa politica, perché non faccio parte della società civile no? Per cui non sono da quella, non sono nei partiti, quindi dove trovo io un momento in cui capisco cosa sta succedendo, dove c'è stato? Non c'è stata. E si può dire che se i consiglieri e il consiglio comunale è stato, come dire, mortificato, che si sono lasciati da mortificare questi consiglieri comunali, perché non mi sembra che nessun presidente di commissione d'ambiente abbia deciso di portare all'ordine del giorno un tema così importante, se non mi sbaglio, perché posso anche sbagliarmi. Non solo i gruppi che sono partiti con tanta buona volontà e non solo sull'onda di una giacca gialla, arancione anzi, non sono stati dismessi, partiti, finiti, e i momenti di condivisione di altri sono stati abbandonati. Ci sono stati degli assessori che se ne sono andati, e io posso ancora credere che un assessore Pustella sia andata via perché non voleva fare la dichiarazione dei redditi. Non mi sembra proprio possibile una cosa del genere. Così come altri si sono vicendati o altri momenti ci sono stati, così come magari un assessore si alza al mattino e decide di fare i parcheggi in via Alvarese così d'amblè, senza un momento di partecipazione alta. Poi certo è complessa la partecipazione, è un momento complesso, ma chi ci ha creduto ci sta molto male e quindi si sente davvero molto disabilitata. E adesso, a differenza di quello che dice Caso, che seguiamo tutti perché se non ci fosse lui non so, ecco, anche noi ci facciamo i nostri esami di coscienza, ci diciamo cosa abbiamo fatto, dov'è, cos'è stato e tutto, però potremmo anche dirci che i gatti non sono tutti neri, io ne ho uno bianco e nero e uno bianco, e non ci sto ad essere grigia. Ecco.